Vi siete mai chiesti come si può utilizzare un pad della PlayStation 2 o della PlayStation 3 nel computer? Bene, oggi vedremo com'è. Intanto dobbiamo andare su internet e scaricare Motion Joy. Io qui l'ho già scaricato, però ve lo faccio vedere. E sicuramente metterò il link in descrizione. Si va in questo link. Poi si cerca il download. Ok, no, si va qua. E questo. Si clicca, si salva e avete questo. Lo prendete, lo estraete dove vi pare e lo avviate. Poi lo installate. Io lo devo installare, quindi è a posto. Il programma che vi scaricherà sarà. Sì, il programma che vi installerà sarà DS3 Tool. Anche se avete scaricato un Motion Joy. Ok. Ora, per ora facciamo soltanto per il joystick della PS3. Tramite il cavo con cui caricate il vostro joystick, beh, potete collegarlo al computer. Quindi collegate il cavo del joystick al computer. Lo devo fare ora perché io ancora lo devo installare. Ok. Il computer dovrebbe rilevarvi l'hardware. E quando lo installerà, lo installerà. Bene. Ok, l'ha installato. A questo punto conviene riavviare gli asset tool. Non lo so se dovrebbe essere più corretto. E dovete cliccare, no, me l'ha chiuso. E ok, vabbè, lui l'ha già fatto, però da qui dovete cliccare su Drive Manager e dovreste avere questa porta qui, cioè questa, vi dovrebbe dire che in quella porta c'è un device attaccato, quindi se lo spuntate fatelo a driver. Installate. Ok. Dovrebbe fare così. Dovrebbe dirvi che i driver sono stati installati bene e dovrebbe installare le periferiche virtuali. Grazie. A questo punto vi dovrebbe dire che il pad è collegato. Ok, ora per il pad della PlayStation 3 non dovete cliccare qui. Perlomeno se volete. No, non qui. Non dovete cliccare qui. Perlomeno se volete utilizzare, non so, tipo Dark Souls 2 sul computer, allora dovete emulare il joystick della PS3 come se fosse uno dell'Xbox. Cliccate qui, fate enable e parte l'installazione del controller per l'Xbox, del motore proprio. Ok. A questo punto potete fare un vibration testing, tanto per vedere. Ahilo. Sì, vabbè. E tanto per vedere se funziona. Sì, ok, funziona. E a questo punto, se avviate Dark Souls 2, vi dovrebbe già vedere che c'è un pad collegato e vi autoassegna i tasti. Invece se dovete collegare un pad per la PlayStation 2 dovrete installare un altro programma, perché va fatto in un altro modo. E ok, questo è tutto. Se il video vi è stato utile mettete un mi piace, iscrivetevi e spammate il video e roba varia. E alla prossima.